Ciao a tutti! Oggi vi mostro come fare delle meringhe fatte con il bimbi, ottime per essere mangiate come dolcetto o per essere utilizzate come decorazione all'interno di un dolce. Con questo metodo riuscirete ad ottenere delle magnifiche meringhe proprio come quelle della pasticceria del bar. Per farle avrei bisogno di 2 albumi, rigorosamente a temperatura ambiente senza tracce di tuorlo, di 200 g di zucchero semolato, ed infine di un pizzico di sale. Comincio con il mettere all'interno del boccale tutto lo zucchero, imposto la velocità turbo per qualche secondo, fino a quando lo zucchero diventa completamente a velo, proprio come questo. Monto la farfalla e vado ad inserire all'interno del boccale tutti e 2 gli albumi. Chiudo con il coperchio e aziono il bimbi per 7 minuti a 40 gradi, velocità 2. E non dimentichiamoci di aggiungere anche un pizzico di sale. Fatto ciò avremo un composto di albumi semimontato. Per montarlo completamente a neve dobbiamo lasciarlo raffreddare completamente per 5 minuti. Ovviamente togliendo il coperchio. Fatto ciò, dobbiamo mettere il bimbi di nuovo in azione e montare il tutto per 7 minuti a velocità 2. Dopo aver montato l'albume per ben 2 volte, questo è il risultato finale. Otterremo un composto completamente spumoso. Come questo, trasferisco l'albume montato a neve all'interno del sacchetto o seggetta da pasticceria, taglio la punta e creo le mie meringhe, cercando di farle davvero piccole, in maniera tale che si possano cuocere nel giro di 2-3 ore massimo. Le metto in forno preriscaldato e le faccio cuocere a 80 o 90 gradi fino a quando si sono ben cotte. Saranno necessarie minimo un paio d'ore. Le faccio cuocere con lo sportellino del forno leggermente aperto per eliminare completamente l'umidità. La ricetta bimbi di oggi è già finita, ma come sempre ciao a tutti e alla prossima, rimani sintonizzato su questo canale!